Scegli il meglio, scegli Fastweb, la rete più veloce d'Italia. Raggiungici in negozio per scoprire tutte le nuove offerte. Tu sei futuro. La violenza sulle donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani. È questa la frase riportata dalla targa in memoria delle vittime di femminicidio presentata ieri sera in occasione dell'inaugurazione della panchina rossa installata in piazza Marco Galdi alla frazione Pregiato di Cava dei Tirreni. La panchina rossa, da tempo scelta come emblema della lotta alla violenza di genere, simboleggia il posto che una donna avrebbe potuto e dovuto occupare se la sua vita non fosse stata spezzata. L'opera è stata fortemente voluta dal Comitato Festa di Pregiato, che per l'occasione ha organizzato un momento di riflessione tenutosi presso la chiesa di San Nicola di Bari, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il parroco Don Luigi Grimaldi, il sindaco Vincenzo Servalli, il vice sindaco Nunzio Senatore, la presidente della commissione consiliare pari opportunità Filomena Vagliano e Concetta Lambiase, referente della campagna di sensibilizzazione posto occupato. A questo momento è seguito poi lo scoprimento della panchina e della targa commemorativa, quest'ultima donata dal vice sindaco Nunzio Senatore. Stasera, con l'installazione di una panchina rossa qui presso la frazione di Pregiato, si ricorda ancora una volta che bisogna dire basta alla violenza contro le donne. Sì, la panchina rossa ha un valore altamente simbolico e la nostra società, tutti quanti noi, viviamo di simboli. Il colore rosso di questa panchina significa ci ricorda, simboleggia il sangue versato da queste donne, che potrebbero essere le nostre mamme, le nostre sorelle, le nostre amiche. Nessuno si può sentire immune da una violenza di questo genere, e ci ricorda anche questa panchina il senso di mancanza, il vuoto, la nostalgia per queste persone, per queste donne, che contributo ancora avrebbero potuto dare alla loro famiglia, ai loro amici, alla vita della società. Quindi c'è questo valore simbolico molto forte, e il nostro auspicio con iniziative come queste è che un giovane o anche un meno giovane, un uomo, una donna, passando da qui si chiederà perché di questa panchina rossa, leggerà la targa, ci rifletterà, e questo può essere un insegnamento, una sensibilizzazione di cui ovviamente abbiamo assolutamente bisogno. Lo scopo principale è quello proprio di sensibilizzare la comunità. Infatti abbiamo preparato un decalogo dove abbiamo illustrato dei campanellini d'allarme, delle frasi shock, perché la violenza non è solo l'atto finale, l'omicidio, il femminicidio, ma è soprattutto parte prima da quella verbale. Quindi è importante stare attenti prima, prevenire. Io voglio ringraziare questa sera il sindaco che ha preso parte a questo evento, e al vice sindaco Nunzio Senatore, il quale ci ha donato questa stupenda targa, la dottoressa Filomena Vagliano, la dottoressa Paola Landi e la professoressa Concetta Lambiase. E non dobbiamo mai fermarci, ma continuare sempre a sensibilizzare e soprattutto rendere consapevoli le donne, perché molte non lo sono. Dobbiamo essere più solidali tra noi, ascoltare anche i silenzi e invitare sempre a denunciare. È molto importante, soprattutto quando ci troviamo nelle comunità, dire che è possibile essere gli autori della salvezza di una donna, perché magari è nostra vicina e abbiamo sentito urlare, o perché abbiamo visto degli atteggiamenti che ci sono sembrati che potessero essere allarmanti. La denuncia può essere fatta anche in forma anonima. Molte volte le persone non lo sanno e magari si spaventano del fatto di doversi coinvolgere in dei processi e tutto il resto. Per questo motivo diciamolo che denunciare anche in forma anonima è possibile, questo può essere un fatto salvifico. Ricordiamoci che su Cava ci sono dei centri d'ascolto, c'è il centro antiviolenza Frida, c'è il centro resilienza, che hanno la possibilità di accogliere la denuncia delle donne oppure di chi ha notizia di quello che sta accadendo. È la società che deve dire basta a questi fenomeni, che ricordiamole, non sono un fatto privato. La campagna di sensibilizzazione post occupato l'ha ideata Marianne Daloro, nasce a Roma
Giannetta in Sicilia circa 11 anni fa. Il suo obiettivo era proprio quello che è precedente alla panchina rossa, il semplice foglio sul quale c'è una frase che ricorda le donne vittime di violenza, che messa all'interno di una presentazione di un libro, di un concerto, di una sala, dà un senso veramente di assenza, il gioco di parole, perché quel vuoto dà maggiore consapevolezza. Come già ribadito, la panchina rossa è importante perché ha un significato, è libera, sta per strada, quindi tutti possono accedere, ma ancor di più un posto occupato per le donne vittime di violenza.